Allora Andrea, secondo anno con gli Aquilotti si parte per cercare di migliorare quello che è stato l'anno passato e sembra almeno a vedervi, dalle prime battute, che il gruppo ci sia, che facciate bene, insomma, il vostro lavoro sul campo e quant'altro. Sì, sicuramente l'obiettivo primario di questa stagione è quella di non soffrire come l'anno scorso, di cercare di essere più continui e di non avere quei cali che abbiamo avuto l'anno scorso. Il gruppo è un bel gruppo, fatta diciamo composta da uno zoccolo duro dell'anno scorso che è stato confermato, più l'arrivo di qualche giovane che si è dimostrato con tanto entusiasmo e di qualche giocatore più esperto che ci porta sicuramente qualcosa a livello di, appunto, di esperienza. Cercando di imparare dagli errori dell'anno scorso, magari per farne il meno possibile quest'anno. Sì, comunque cioè, la stagione passata è passata, io credo che bene, anche se si faceva bene, comunque non si può stare troppo a pensare a quello che è stato. Adesso ci sono tante componenti diverse, quindi tutte premesse completamente diverse per questo inizio di stagione, quindi credo che dobbiamo comunque cancellare quello che è stato e concentrarci e lavorare bene con questo nuovo allenatore. Per quanto riguarda l'allenatore, preparatori e quant'altro, insomma, state facendo sicuramente un lavoro duro, corsa, ma anche tanto campo, insomma, come ti sembra? Sì, il mister con la palla ci sta facendo comunque divertire, cioè cerca di insegnarci quello che lui vuole da noi, ma sempre impostando il lavoro sul gioco, nel senso sui possessi palla, le partitine, che sono poi le cose che divertono di più un giocatore. E a livello atletico stiamo facendo effettivamente tanta fatica, io credo che sia l'anno che sto facendo più fatica in assoluto, proprio a livello di distanze e di quantità di corsa, però credo che mettere benzina adesso sia fondamentale per poi riuscire a fare le cose con una base importante a livello atletico. Però nessuna partita, purtroppo ieri il diluvio ha vinto. Purtroppo sì, però al posto della partita c'è stata una buona serie di ripetute di corse, quindi forse era meglio fare la La partita. partita Sì. vi divertivate sicuramente di più. Sicuramente ci si divertiva di più, ma comunque dai, ce n'è subito una domani, quindi da qui alla fine del ritiro comunque avremo la possibilità di affrontare delle squadre vere per cercare di trovare quegli automatismi che poi ci serviranno in campionato. È importante che nel tuo ruolo siate rimasti praticamente quasi tutti dell'anno scorso, che quindi insomma, sappiate già anche trovarvi tra di voi in campo. È arrivato Moretti, un giocatore in quel ruolo importante, che verrà a darvi una mano chiaramente, però ecco, è importante che siate tutti quelli dell'anno scorso. Bah, sicuramente, credo che l'anno scorso il gruppo, parlo dei centrocampisti, era un gruppo abbastanza affiatato, credo che magari non in maniera eccessa, però abbia fatto discretamente, credo che la scelta, soprattutto in quella zona nevralgica, di dare continuità sia una scelta ponderata e giusta, perché conoscersi in mezzo al campo non è mai facile, comunque trovare gli automatismi, trovare le cose, però chiaramente bisogna adesso adattarsi anche a quelle che sono le richieste del mister, perché ogni allenatore, magari anche per il nostro ruolo, ha delle richieste, delle pretese diverse in base a come alla sua filosofia di gioco. Quindi adesso piano piano stiamo cercando di arrivare a quelle che sono i suoi concetti base. Con il pubblico di Spezia lo conosce un po' difficile, tra virgolette, no? Però vi dà tanto nel momento in cui è carico e sa che potete dare tanto anche voi in campo, magari a volte non è altrettanto così quando le cose non vanno bene. Un momento di scetticismo c'è stato quest'anno, però con i nuovi arrivi vedo che l'entusiasmo è aumentato e sicuramente verranno in molti anche i ritiri. Sì, ma noi non sta a noi, cioè, o meglio, sta a noi invertire qualsiasi tipo di scetticismo, ma sul campo adesso a parole penso che non sia il caso di fare né proclami né dobbiamo giustificare chissà cosa. La società sta lavorando sul mercato, che è appunto il loro compito, il nostro compito è quello di metterci a disposizione l'allenatore e di cercare di fare il meglio possibile durante l'anno nelle partite. Se saremo bravi porteremo tanta gente allo stadio, se non saremo bravi,
ci prenderemo i nostri insulti, come da tutte le parti. Sicuramente Spezia non è che è diversa da altre piazze, insomma. Grazie.